si fa tra vesta scurna. Lina Sastri incanta il Cineteatro Totò di Sassano. Dal debutto in Masaniello al teatro con Edoardo e Patroni Griffi, al cinema, alla musica e ai successi di una carriera iniziata a soli 17 anni. Un racconto che si snoda da Filumena Marturano di Edoardo, a Pirandello, alla casa di Ninetta, da Reginella cantata in una serata dedicata alla commemorazione di Anna Magnani, a Maruzzella fino al tango e al bolero, alle tamburiate popolari, ai classici napoletani e ai brani scritti per lei da nuovi compositori e autori napoletani. È solo un piccolo assaggio dello spettacolo Appunti di viaggio, portato in scena dall'attrice partenopea ieri sera nel Nuovo Teatro di Sassano, in occasione della rassegna del Cartellone 2017. Una rassegna che ha ospitato grandi artisti di levatura nazionale, facendo registrare il tutto esaurito, come confermato ai nostri microfoni dal sindaco Tommaso Pellegrino, il quale insieme ai componenti dell'amministrazione comunale ha voluto fortemente la manifestazione. Un vero e proprio viaggio con racconti, incontri, aneddoti e storie indimenticabili, liberamente e semplicemente proposte da Lina Sastri in scena insieme ai suoi musicisti, quando realtà e palcoscenico si fondono e si confondono, come la stessa attrice napoletana esalta durante la sua opera in giro per l'Italia. La rassegna teatrale di Sassano intanto si concluderà domenica 23 aprile con Michele Placido in serata d'onore. Ma questa sera siamo veramente decisamente contenti ma anche orgogliosi del nostro piccolo gioiellino, del nostro piccolo teatro, perché Lina Sastri è una delle artiste non solo nazionali ma internazionali più importanti. Abbiamo veramente l'onore di avere sul nostro palco una delle interpreti in musica e anche come attrice tra le più conosciute e anche tra le più riconosciute e premiate al mondo. Io voglio ricordare, ha vinto ben 3 David di Donatello, ha vinto 2 Nastri d'Argento, ha avuto uno dei riconoscimenti più importanti come commentatore nel segno della sua professionalità da parte del presidente napoletano nel 2011, proprio per il lavoro che lei svolge, ma soprattutto per come riesce a far conoscere la Campania e quindi l'Italia anche all'estero, perché Lina Sastri è particolarmente riconosciuta anche all'estero, quindi veramente un'attrice, una cantante di straordinaria importanza. Ovviamente questo spettacolo di Lina Sastri è stato possibile grazie ad Evans Promotion, che voglio veramente ringraziare per averci dato questa grande opportunità.